Siete pronti? Siete comodi? Bene, perché adesso mi sfogo un pochino. Cosa non mi è piaciuto di Fate Apocrypha secondo voi? Iniziamo dalla storia? Iniziamo dalla storia. Chi è quel demente che ha pensato che sarebbe stato intelligente far combattere non 7, non 10, ma ben 16 servant in una sola guerra del Santo Graal? Cioè, ma l'autore della light novel si era fatto di acidi? Non si capisce un cazzo. Nessuno in questa storia, nessun personaggio è profondo. Sono tutti bidimensionali e molti di questi esistono solo per morire, il che è davvero assurdo. Cioè, io mi chiedo, ma come si può essere così scemi da pensare che sarebbe stata una buona idea mettere così tanti personaggi in una serie come questa? Andiamo però in ordine cronologico, va bene? Va bene. Il concetto della guerra. Cioè, spiegatemi in modo intelligente dove sta la logica di iniziare una guerra per il Santo Graal quando tu possiedi già il Santo Graal e puoi trovare, o almeno provare a trovare una soluzione per riuscire a utilizzare quel cazzo di Santo Graal evitando il rischio di perdere quel medesimo Graal a causa di Shiro. Questa domanda, non troppo stupida, è rivolta a Darnik, che ogni volta fino a che vive ci ricorda la sua volontà di usare il Graal, di impiegarlo in qualche modo, ma non lo usa mai, anche quando ce l'ha davanti a sé e se lo fa rubare. E noi sappiamo che non c'è bisogno di particolari rituali per attivarlo, perché Shiro semplicemente entra dentro il Graal e realizza il suo desiderio. Darnik poteva fare la stessa cosa, no? Cioè, non ho capito il senso della guerra, forse mi sono perso qualcosa, non lo so, ma da che ricordo Shiro non fa niente per poter entrare nel Graal, cioè semplicemente entra, fine. Quindi non lo so. La stessa premessa dell'intera guerra è idiota. Non ci sono altre parole, è semplicemente stupida. Nell'episodio 1 c'è una partita a scacchi fra Darnik e Avicebron, con regole, oddio, deduco inventate così, sul punto, del tipo... Sì, dai, Berserker si muove come la torre, Lancer va sempre avanti verso la morte, Caster rimane fermo a cazzeggiare, Rider salta come un cavallo, Assassin fa l'alfiere pur essendo un assassino, e Saber fa il re pur essendo un cavaliere, e Archer infine sciotta tutti perché non ha bisogno di muovere, perché è all'arco e quindi vaffanculo scacchi. Parliamo del motivo per cui c'è una coppa d'oro al centro della scacchiera, per favore? Adoro quando Type Moon finge di avere persone intelligenti fra i suoi ranghi. Mio Dio, mi rende così facile il mio lavoro. Nell'episodio 7, parlando di intelligenza, la Type Moon ha creduto per un attimo di poter ridurre un discorso filosofico sulla libertà in una chiacchierata fra un contadino e un decerebrato di nome Sig con una durata di 2 minuti circa, e il discorso ovviamente non porta a nulla. Nello stesso episodio, per puro caso, quel contadino ha una cinghia con un fodero per la spada. Per puro caso. Perché, come noi sappiamo, tutti i contadini sono in realtà cavalieri. Dunque, episodio 9, episodio... 9. Ah, giusto, è quello di Frankenstein, dove scopriamo il suo passato. Ok, tu, come posso spiegare la mia complicata reazione a quel momento? Come posso spiegare in parole comprensibili e non fraintendibili il mio stato d'animo quando ho assistito a quell'intenso momento per Frankenstein? Forse la descrizione più adatta a quella condizione del mio cuore, a quella passione che travolse il mio spirito è: oh no, povera Frankenstein, che è uno spirito eroico, pur non essendo un eroe, pur essendo de facto un mostro, perché il racconto aveva essere un horror. Oh no, che peccato. Nell'episodio 10, come nell'episodio 1 di Fate Extra Last Encore, ci tocca vedere la scena della spada che viene estratta dalla roccia. Ok, ho capito, va bene. Quello è il momento in cui nasce l'eroe. Artoria che prende Caliburna, con la quale diventerà re d'Inghilterra. Un re un po' romano, con una spada un po' romana, un po' scoppiazzata da Cesare, con una mentalità un po' cristiana, con una storia un po' raffazzonata e con una fanbase un po' ossessionata. Ma sì, capisco la santità di questa figura. Lo capisco, seriamente, lo so, tutto a posto. È un po' ripetitivo, ma ci sta. Però è leggermente ripetitivo. Basta con la metafora della spada nella roccia. Grazie. Nell'episodio 14, parlando sempre di intelligenza Type Moon, la Type Moon ci ricorda che la misantropia è come la psicopatia. Quindi un uomo che è misantropo ucciderebbe tranquillamente un altro essere umano senza provare rimorso. Quindi allora dovevamo stare attenti a Nietzsche e a Pessoa, quei due maniaci psicopatici assassini. E attenzione anche soprattutto a Dinamite Blah, quello lì che sta nel cucuzzo del misantropo, cioè anche lui ammazza le persone. Ma perché a Tepamun si fa carico di questioni troppo complesse? Non sarebbe più semplice, che so, parlare di cose facili come l'eroismo, la Spider-Man, che è quello di cui parlano sempre? Perché andarsi ad ingarbugliare in questioni complesse come la libertà e la misantropia? Se non sai di che cosa stai parlando, non parlarne, non è complicato. Dall'episodio 16 fino alla fine di questo anime ci dobbiamo beccare la storia d'amore fra Sig e Giovannina d'Arco. Ok, porco Traiano, non ha senso. Non capisco su cosa si basi la loro relazione. Lei si preoccupa per lui, va bene, ok, ma perché devi innamorarti di lui? Cioè, non puoi semplicemente essere sua amica e basta. Perché devi per forza portare in campo questioni complicate come l'amore che poi viene fuori dal nulla? Ad un certo punto negli episodi 23 e 24 non si parla d'altro. Giovanna d'Arco è soltanto la fanciulla innamorata di Sig che vuole proteggerlo e che per questa ragione rinuncia al mondo.
opposto da Shiro, perché non aveva argomentazioni migliori, ovviamente, per riuscire a opporsi a Shiro. Ovviamente! E l'unica ragione che porta Sig ad essere nemico di Shiro dopo 14 episodi passati a vagare nel nulla, senza un fine, senza uno scopo preciso per combattere, alla fine, solo alla fine, dopo 14 episodi di niente, Sig decide di combattere Shiro solo perché ha osato ammazzare la sua amata. Ma vaffanculo! Un sonoro, un caloroso, un glorioso vaffanculo. Non mi sono mai schifato tanto davanti ad una simile bidimensionalità. Quel 2D mi dà fastidio, Santa Madonnina Cisalpina. Cioè, inizialmente Sig aveva uno scopo ben preciso, aiutare gli omuncoli, e andava bene così, andava bene così. Poi, una volta che ha fatto questo, il nulla. E poi nell'episodio 24 si è ricordato di avere un durello per la Santa Giovanna d'Arco. E ovviamente nell'episodio 25 c'è il finale romantico e non me ne frega niente, perché non me ne frega niente a me. Episodio 17 e 18, Jack lo squartatore. Parliamo di Jack. Jackie. Ecco qual era la mia idea, ok? La mia idea all'inizio. Perché Jack è una ragazza, pensavo io? Perché nessuno conosceva il vero volto di Jack lo squartatore, ma si conoscevano le sue vittime. Quindi quella servant è un insieme delle vittime di Jack lo squartatore. Ecco perché dice noi ogni volta che si rivolge a se stessa. Bello, perfetto. L'insieme delle donne uccise forma il killer. Sarebbe stato eccellente. Un'ottima metafora. Ma avevo ragione? No, perché in realtà lei è l'insieme dei bambini morti a Londra. Ok, va bene. No, non va bene in realtà, porco. No, non ci sto perché è un'idea di merda. Non ho nulla a che fare con Jack lo squartatore. È una storia tirata fuori dal culo. Perché Jack ammazzava prostitute, non bambini. E soprattutto vorrei fare dei commenti riguardo alla Servant in sé e all'episodio 18. Iniziamo dalla nebbia, ok? Qualche volta è tossica, sembra avere degli effetti corrosivi, ma nell'episodio 18 si ignora completamente, cioè è solo nebbia, il che è strano. Poi assume questa forma, che dà la possibilità di creare allucinazioni. Ok, va bene. Però mentre Atalanta vede il suo passato, gli altri vedono solo Londra. Perché? Che senso ha? Boh, non lo so. Per me è stata solo una scusa per giustificare la furia di Atalanta e il suo odio per quell'infanticida di Giovanna d'Arco. E ne parliamo dopo di Giovanna d'Arco infanticida. E ancora una volta vorrei sapere perché un assassin ha questi poteri così magici che dovrebbero essere da caster. Cioè, sono da caster. Sono praticamente quelli di Shakespeare. Ma meno macabri. Tutto qui. E un'altra cosa, la versione Loli di Jack lo squartatore è orrenda. A me ha fatto vomitare. Nell'episodio 20 scopriamo che una famiglia in declino può comunque riservarsi un intero aeroporto. Mi piace. Bella logica. L'episodio 22 è oggettivamente brutto, ok? È oggettivamente brutto. Ditelo insieme a me. L'episodio 22 è oggettivamente brutto. Fine. Per i primi 10 minuti i disegni sono più brutti. Le animazioni sono fatte peggio per dare un effetto di velocità, ma in realtà è tutto più legnoso. E soprattutto è esteticamente disarmonico. Soprattutto se consideriamo che poi la grafica torna come prima e quindi si nota differenza, sia nelle animazioni che nei disegni. E poi dopo neanche un minuto siamo di nuovo catapultati nella parte di merda dell'episodio. La battaglia fra Carne e Sig è semplicemente orribile. Tante luci, tante esplosioni, ma non si capisce niente. Quindi l'intero episodio è da buttare. Nell'episodio 23 c'è battaglia fra Mordred e Semiramide. La parte dove Mordred alla fine si schiera con Artoria mi ha fatto molto schifo. Cioè, ormai è una regola. Nessuno può criticare Artoria. Tutti la amano, nessuno può criticarla. Sta qua è la santa dei santi che si preoccupa per i sassi. Cioè, se persino Mordred alla fine le lecca il culo, allora io non so più cosa fare. Rimani solo tu, Cesare. Nell'episodio 24, Sig diventa forte come un servant grazie all'energia di Frankenstein. Il che è carino, sì. Ma comunque non era la battaglia che volevo. Io volevo vedere Ruler contro Ruler. Non Boh contro Ruler. Il duello in sé non mi è piaciuto, non mi ha preso neanche. Era un duello dove io facevo il tifo per la persona sbagliata che almeno combatteva per degli ideali. Cioè, dai, almeno Shiro combatteva per difendere un'ideologia. Sì che combatteva soltanto perché aveva perso la patata. E poi c'è l'episodio 25, che mi lascia un po' senza parole, cioè è un insieme di cose che accadono, intanto io cerco di comprendere perché Astolfo non è scomparso. Boh, ormai Fit Apocrypha ha già violato tutte le regole che io pensavo di conoscere. Ma, ehi, non è finita qui, ragazzi miei, perché adesso c'è il round speciale. Velocemente, contiamo le altre cose che sono state orribili. Forza, tutti insieme in questa barchetta fatta di merda. 1. Darnik muore per primo, pur essendo quello che ha organizzato tutta sta stronzata. Cioè, lui è il primo a morire. Un personaggio inutile, appunto. 2.
Vlad III l'impalatore, non so in che modo può essere definito un eroe, pur avendo de facto torturato un sacco di persone ed aver usato le pene più crudeli per imporre la propria legge. Certo, lo so che alcuni lo definiscono un eroe, ma per altri motivi. E sì, fra quelli c'è anche il fatto di aver respinto gli ottomani. Ma vorrei ricordare che come stratega non è mai stato proprio un campione, ed è stato sconfitto più volte il ragazzone. E in più in Romania per due secoli avevo un paura di nominare il suo nome, quindi che cazzo di eroe è Vlad l'impalatore? Me lo vuoi spiegare? È come dire che Ivan Terribile è stato un eroe nazionale per i russi, ma quando mai? Era un mostro sto qua. Punto numero 3. Non sappiamo perché Achille chiama Atalanta sorellona. Devo proprio andare su Wikipedia. Punto numero 4. Shakespeare sembra overpowered. Punto numero 5. Semiramide è troppo potente. Ad un certo punto contro Mordred evoca anche la bestia di Tiamat. Così, a caso, non so perché ma la evoca. Cioè, è un assassin che si comporta da caster. Io non capisco. Punto numero 6. Tutti i servant in questa serie, per qualche strana cazzo di ragione, danno via i loro nomi. Così, tanto per fare. Dopotutto, non è che il nome abbia una qualche importanza, giusto? Punto numero 7. Dracula, Spartaco e il Golem di Avicebron erano i tre boss con le stesse caratteristiche. Superpotenti, capaci di tenere testa a più servant e con il fattore di guarigione e, soprattutto, capaci di portare solo distruzione nel mondo. Originalità. Questa è originalità, signori miei. L'autore della light novel è originale e deve sicuramente andare fiero di se stesso. Mua. Punto numero 8. Fate Apocrypha è in un mondo parallelo, eppure ci troviamo davanti alla stessa realtà del franchise canonico. Per ragioni. Per fare un esempio, l'Associazione dei Maghi deve essere anche qui l'unica organizzazione di maghi possibile. Qualsiasi altra organizzazione è nemica. Per me è strano e non a caso nel mio blog novel ho scelto di non seguire questo cammino. Cioè, mi dispiace, ma pensare che ci sia un'unica Hogwarts, sempre in Inghilterra, e che tutti i maghi debbano per forza andare lì, per me è piuttosto idiota. Fine. E in quanto scrittore mi sono sentito libero di creare altre organizzazioni di maghi, non per forza nemiche dell'Associazione dei Maghi, e fine della storia. Anche perché non so quanto Naso si fosse informato in proposito, ma la concezione di magia non è inglese, esisteva anche ai tempi dei babilonesi e dei greci e anche dei romani. Quindi non ho mai capito questa cosa di lasciare una sola sede per i maghi in una sola nazione. Per me è stupido, è una roba alla Harry Potter. E Fate Apocrypha non ha avuto il coraggio di essere innovativo e di seguire una sua strada. Non a caso gli alchimisti sono tutti inferiori agli Ainsburn per qualche motivo. E non a caso Makusa Shiro ricorda fin troppo Emiya Shiro. E non a caso si lecca il culo ad Artoria. Anche qui l'originalità è andata a quel paese. Punto numero 9, che in realtà dovrebbe essere un punto numero 8.5. È una cosa che mi è venuta in mente adesso. Se l'opera segue troppo il franchise canonico, rischia di avere delle mancanze. Cioè, io non sono Nasu, non scrivo le sue storie, io scrivo le mie storie e faccio in modo che prendano il loro corso, ignorando o modificando alcuni dettagli, perché altrimenti rischio di limitare la mia creatività. L'autore di Fate Apocrypha non la pensava così, a quanto pare, e ha preferito essere fedele al prodotto originale, troppo fedele al prodotto originale, piuttosto che osare e magari dare un impianto personale alla storia. Che non significava mettere 16 servant, ma creare una storia nuova in un mondo nuovo, slegarsi da alcune regole, insomma. Punto numero 10. Il momento in cui Giovanna d'Arco va fiera di essere un infanticida e perdona Gilles de Rais, un effettivo infanticida. Ok, cioè, non so cosa dire. Io non so cosa dire qui, seriamente. Io quando ho sentito quei dialoghi sono rimasto scioccato. L'anime cercava di essere oscuro solo perché c'è il personaggio che dice di essere infanticida? Sei davvero un anime per adulti. Malevite dei coglioni. Quest'anime ha fatto la figura di un bambino che si mette gli abiti di suo padre che finge di essere un uomo. Roba da non credo. Cioè, tu vedi Giovanna d'Arco che si mette e dice: sì, io sono infanticida. Non lo so, ok, bene, se ne andiamo anche fieri qui, wow, accidenti. Non mi hai fatto paura, non mi hai fatto pena, non mi hai... È semplicemente, è stata una scena... Mi ha fatto venire la pelle d'oca, ok? Arrivato a questo punto, credo di aver più o meno esposto tutti i problemi di Fate Apocrypha. E sì, non erano pochi. L'anime non mi ha fatto schifo, sia chiaro, ne ho visti di peggiori, però per me rimane comunque mediocre. Rispetto ad un Fate Zero, questo anime ha mirato in basso. Ha cercato di creare una Royal Rumble fra servant, invece che dare un senso alla sua storia. Tu mi puoi mettere quanti personaggi vuoi, ma se non sai gestirli, non farlo. La serie ha sofferto di questi personaggi e ha sofferto a causa di questi personaggi, e questa storia è stata piena di punti deboli, troppi punti deboli, e mi ha fatto pena criticarla, non sto scherzando. Cioè, mi sono sentito male a fare questo video perché si capisce che non c'è stato molto impegno, e non mi vengano a dire che la light novel è meglio, perché lo dubito con tutto il mio cuore, perché se fosse stata bella o comunque decente non avrebbe dato vita ad uno schifo del genere con tutti questi buchi di trama. Per me è sicuramente migliore di Last and Core e di Khaled Liner Prismailia, sia chiaro, però è uno di quegli anime che può essere pesante da vedere. Non è brutto, di nuovo, semplicemente nella media. Non è orribile, ma non eccelle.
Spero che il video vi sia piaciuto e se siete nuovi da questa parte potete anche iscrivervi. Dopotutto non vi mordo mica, non sono mica il mostro di Frankenstein. Ma parla di merda! Sì, lo so, stai zitto te.